restituire un grazie a tutti voi insegnanti, che in qualche modo avete cercato di mettere mano a tutta questa pandemia, a tutto questo problema, consapevoli che il nostro lavoro è certamente un lavoro che può essere anche aiutato da questi sistemi informatici, ma consapevoli anche che il nostro lavoro è soprattutto un lavoro di cuore, di relazione, di sguardi, di piccoli segnali facciali, di grandi abbracci per i più piccoli, vero? Purtroppo questo non l'abbiamo potuto fare. Abbiamo cercato di supplire tutto questo con i nostri, con i no, le nostre reti internet, con i nostri software e i nostri programmi. Vogliamo con questo webinar iniziare. Oggi faremo webinar per l'infanzia, prossima settimana per la scuola primaria e dopo la scuola secondaria, per dire un grazie agli insegnanti e per restituire, a mio avviso, alcuni pilastri fondamentali che forse meritano di essere ricordati e discussi anche con voi per poter iniziare a settembre finalmente una scuola che possa essere inclusiva per tutti, ma una scuola che possa aiutare tutti a diventare più uomini, più cittadini di questo paese. E speriamo che tutta questa esperienza tremenda che abbiamo vissuto possa essere d'aiuto davvero a tutti, in primis ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, che devono essere i nostri primi interlocutori, consapevoli del fatto che dobbiamo essere una benedizione per tutti noi insegnanti, eh? Dobbiamo essere una benedizione per i bambini, ma dobbiamo essere una benedizione anche per le famiglie, perché sappiamo bene i carichi di lavoro che hanno vissuto, le famiglie a casa, soprattutto quelle che hanno avuto più bimbi. E quindi volentieri, io lascio la parola a Ilaria Folci, ricercatrice del CEDISMA, del Centro Studi sulla Disabilità e la Marginalità, docente a Brescia, di pedagogia speciale, e quindi lascio volentieri la parola e volentieri l'ascolto. Grazie, Maria. Grazie. Grazie professore, ringrazio ancora tutti voi per la presenza numerosa. Questo momento appunto ricordo a tutti di spegnere per cortesia l'audio e il video in modo tale appunto da avere una migliore comprensione, nonostante appunto i problemi che la rete in questi giorni sta dando. Allora, io ho preparato appunto alcune slide solo per focalizzare alcune riflessioni che vorrei condividere con voi e che vorrebbero essere un po' da sprone per una riflessione condivisa che riguarderà appunto la seconda parte del nostro webinar. Quindi condividiamo questo file. Benissimo. Ripartire dalla scuola dell'infanzia. Come prima cosa vorrei darvi uno stimolo visivo e partire un po' da qua, da questa immagine che è un quadro di Edward Hopper, un americano appunto che nel secolo scorso, a metà del secolo scorso, ha cominciato a disegnare scene di vita domestiche, familiari. E questo è un quadro molto interessante. Perché? Perché è un quadro che ci dà due prospettive di visione. Da una parte c'è appunto questa donna che ha tutto un interno dentro di sé, tutto un dietro, che è la sua casa, i suoi affetti, quello che ha vissuto. Dall'altra parte invece è protesa verso un avanti, un oltre, uno sguardo oltre, che è il futuro, che è quello che sarà. Bene, noi siamo un po' in questa situazione, in questo periodo, per quanto riguarda non solo la scuola, ma un po' tutta la situazione sanitaria, sociale, economica. Stiamo un po' a guardare, un po' titubanti, proprio come questa donna. E questa donna potrebbe sicuramente essere ognuno di noi, potrebbe essere sicuramente un insegnante che se guarda indietro di sé, vede tutti questi mesi, questi ultimi 3 mesi pieni di fatiche, di stress, di tante cose nuove da imparare e da una presa di consapevolezza anche dell'utilizzo di strategie e di didattiche che
Fino allora, e soprattutto nella scuola dell'infanzia, erano didattiche poco utilizzate, poco conosciute, poco sperimentate, quelle che passavano attraverso appunto la cosiddetta didattica a distanza. Ma se mi guardo indietro, se questo insegnante guarda indietro, riesce a vedere anche tante opportunità che questa situazione, ha portato con sé e tante opportunità che questa persona può portare in avanti, che questo insegnante può portare nel suo percorso futuro, nella ripresa a settembre. Sicuramente tra le cose da portare nella cassetta degli attrezzi che questa pandemia ci ha insegnato è una maggiore consapevolezza sulla programmazione. Perché? Perché sicuramente parlando con tanti insegnanti, la didattica a distanza ha reso l'insegnante più competente nella progettazione, nella programmazione e soprattutto nell'individuare didattiche alternative, soluzioni alternative. Non c'era solamente la necessità di un piano B nella didattica a distanza, ma c'era anche la necessità di pensare, di ipotizzare, di progettare insieme con il team anche un piano C, D e anche E addirittura. Sicuramente questa è un'opportunità, è stata un'opportunità perché la progettazione attraverso appunto la didattica a distanza è riuscita ad avere degli sguardi, dei confini sicuramente molto più meglio delineati e molto più strutturati. Altra opportunità che ci ha dato questo periodo di pandemia è sicuramente l'attivazione di nuove forme di comunicazione scuola-famiglia. La famiglia veramente è diventata un interlocutore importantissimo. Tutte le insegnanti con le quali ci confrontiamo in questi periodi ci dicono che effettivamente la didattica a distanza è stata resa possibile, soprattutto appunto con bambini molto piccoli, magari anche quelli appunto della scuola dell'infanzia, proprio per la presenza costante, il supporto costante della famiglia, dei genitori che si sono resi a loro volta alleati degli insegnanti per poter vedere il progresso dei loro bambini, per poter vedere, di solito loro vedono solamente, sono abituati i genitori a vedere solamente il prodotto finale, no, dell'apprendimento. Bene, in questo periodo invece si sono resi conto di tutto il percorso, di tutto il processo. È un processo che è faticoso, è un processo che di cui di solito vi rendete conto solamente voi insegnanti, no? Nei bambini invece loro l'hanno vissuto insieme a voi, accanto a voi, e sicuramente questo ha ridato una connotazione diversa a quello che è il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. Altra cosa che ci portiamo a casa da questa situazione, se guardiamo indietro, se questo insegnante guarda indietro, è sicuramente l'utilizzo di una maggiore creatività, di una fantasia, per poter avete studiato, progettato e individuato metodi dei più fantasiosi per poter arrivare ai vostri bambini, per poterli abbracciare anche solo virtualmente. E questa è sicuramente una di quelle competenze, di quegli aspetti che dobbiamo portarci a settembre nella nostra programmazione annuale, nel rientro, nella ripartita di settembre. Beh, se guardo in avanti, sicuramente settembre è un mese che ci fa un po' paura, è un mese di incertezza, non solo per una mancanza di indicazioni precise a livello ministeriale, la scuola dell'infanzia non ha ancora, no, delle linee ben marcate e definite, ma anche perché facciamo proprio fatica a pensare a uno scenario futuro, a come risaluteremo i nostri bambini. Quindi questa situazione di incertezza, di sospensione, sicuramente ci rende fragili e vulnerabili, ma accanto a questo c'è sicuramente l'aspetto positivo della voglia di ricominciare. Certo, adesso siamo tutti stanchi, abbiamo tutto veramente, siamo tutti provati da questa didattica a distanza, soprattutto gli insegnanti che non erano abituati a utilizzarla nella loro didattica quotidiana. Quindi però siamo forti del fatto che abbiamo voglia di riabbracciare i nostri bimbi, di guardarli negli occhi, di metterci al loro livello e quindi anche di rielaborare, di sistematizzare quanto di buono c'è stato in questo periodo di didattica a distanza. Quindi credo che le dimensioni da considerare nella ripartenza a settembre siano due, che sono due dimensioni inscindibili, che non possono essere guardate singolarmente, ma che l'una con l'altra ci aiutano a guardare con speranza la ripartenza. La cura di sé, il primo aspetto, e la cura dell'altro. Sì, perché la cura di sé? Perché siamo convinti sempre più che chi cura non può non essere curato. Quindi per poter curare bene, per poter prendersi carico di una cura educativa,
dei bambini deve essere una persona che a sua volta è curata, è presa in carico. E questo prendersi in carico, questo aver cura di sé, significa in primis riuscire ad accogliere le proprie fragilità, le proprie vulnerabilità. Questo periodo ci ha veramente spogliato di ogni sicurezza. Quindi è importante riuscire ad annettere nella propria vita anche l'idea di essere vulnerabili, di essere fragili, anche perché questa vulnerabilità, questa fragilità è ciò che ci lega e ci mette in connessione con le famiglie dei nostri bambini, per esempio, oppure anche con i nostri bambini stessi, che con modalità diverse, con modi di fare, comportamenti diversi rispetto ai nostri, hanno comunque provato queste sensazioni di vulnerabilità, di fragilità e anche di solitudine. Bene, allora, diciamo così, primo punto operativo che possiamo mettere lì nella nostra riflessione è quella di invitarvi e invitare magari i vostri dirigenti a creare degli spazi di incontro tra voi docenti, perché non possiamo pensare di prenderci in carico l'aspetto emotivo, la vita interiore dei bambini se non ci prendiamo in carico della nostra vita interiore, del nostro modo di aver vissuto questo periodo come insegnanti, ma anche come genitori o come semplicemente appunto cittadini, esseri umani. Quindi l'importanza appunto di creare prendersi tempo per poter rielaborare la lontananza dai bambini e per poter far emergere quelli che sono i bisogni individuali di ciascun insegnante, messo duramente alla prova da questo periodo di didattica a distanza. Quindi, noi stiamo attivando appunto come CEDISMA dei percorsi proprio di formazione che sono, non sono percorsi di formazione propriamente detti, ma sono più percorsi di riflessione, percorsi contenitori, diciamo così, semantici all'interno del quale poter travasare esperienze, condividere emozioni, vissuti interiori, proprio per ripartire con una giusta carica a settembre ed essere veramente risorsa per i bambini e per gli altri da noi. Ma l'aver cura di sé è utile solo se è accompagnato anche dall'aver cura dell'altro. In questo il consiglio che possiamo appunto portare alla vostra attenzione è quello di a settembre di cominciare a lavorare su priorità, non pensare di arrivare a tutti nello stesso modo, con le stesse modalità. Bisogna darsi tempo, e quindi il tempo a settembre sarà un tempo di accoglienza, ma inteso non come tempo del fare. A settembre si riparte di solito negli anni precedenti, no? Con le progettazioni annuali, con il rimbastire tutto l'ambiente, eccetera. No, questo settembre sarà un tempo per essere, un tempo in cui noi e i nostri bambini ce lo prendiamo proprio per poter essere, tornare ad essere bambini, tornare ad essere insegnanti, tornare ad essere persone che condividono uno spazio, che condividono un tempo. Quindi la premura di progettare, soprattutto in uno sfondo comunque come quello attuale, dove non c'è niente di così definito, anche a livello appunto di linee guida e di indicazioni ministeriali, beh, il progettare è sicuramente il creare spazi di ascolto, il creare occasioni in cui il bambino e l'adulto possono mettersi in ascolto l'uno dell'altro. Un ascolto che nell'accoglienza si concretizza soprattutto nell'ascolto di quelli che sono i bisogni e i desideri dei bambini. Bisogna partire dall'idea di far emergere quelle che sono tutte le domande che i nostri bambini mancano da scuola da 6 mesi. Alcuni non ci sono mai entrati a scuola perché sono piccoli e quest'anno faranno il primo inserimento, i 3 anni. Beh, a questo punto effettivamente è utile riuscire a far emergere quelle che sono le domande implicite dei bambini, perché tanti bambini hanno tante domande, Il mondo dei bambini è connotato da domande, da possibilità di chiedersi il perché e il per come una cosa è accaduta. Quindi sicuramente questo periodo di lockdown, questo periodo di assenza da scuola ha creato e ha generato nei bambini tante domande che di solito non trovano risposta, perché magari se chiesta ai genitori, i genitori non sanno che cosa rispondere, oppure rispondono con una logica che è una logica adulta, quindi che è un pensiero logico, ma in realtà invece è necessario che queste domande siano gestite
dall'insegnante e dall'educatore utilizzando il pensiero che i bambini preferiscono usare, cioè il pensiero magico. Dobbiamo andare a promuovere un ascolto attivo di quelle che sono le domande dei nostri bambini attraverso la promozione del pensiero magico. Il pensiero magico è quel pensiero tipico dell'infanzia che aiuta i bambini a darsi risposte anche scomode a situazioni non conosciute. È quel pensiero che permette ai bambini di darsi risposte su un mondo che è il mondo degli adulti. E il pensiero magico è un pensiero che è molto potente, soprattutto nei bambini fino ai 7-8 anni di età. Quindi è importante utilizzarlo nella ricostruzione di quello che è successo, del perché non siamo stati a scuola, anche con ricostruzioni strane, con ricostruzioni non reali, ma è importante dare parola a tutti i bambini, anche a quelli più piccoli, per ricostruirsi insieme una storia che è fatta di una lontananza, ma che è una storia che comunque ha delle proprie tappe e ha avuto delle proprie tappe. E il bambino, attraverso l'utilizzo del pensiero magico, può ricostruire queste tappe. Potrebbero, per esempio, essere a livello operativo quelle strategie di agorà, oppure comunque di stare intorno a un cerchio e raccontarsi attraverso appunto delle parole chiave, dei focus tematici. Come hanno vissuto, che cosa hanno fatto, che cosa hanno capito del coronavirus, non tanto per connotarlo in modo negativo, ma proprio per ricostruire un'esperienza che manca. E ricostruendo l'esperienza, i bambini impareranno anche a ricostruirsi il loro mondo interiore, che cosa hanno provato e a dare anche un nome a quello che hanno provato. E il dare il nome, credetemi, è la cosa migliore, per quando parliamo di emozioni, di emotività e di mondo interiore del bambino. Il bambino deve imparare a dare nome alle cose, deve imparare a dare nome anche a quelle che sono le emozioni che vive. E quindi sicuramente più che mai in questo settembre, alla ripartenza, dovremmo insegnare, scusate, ai bambini a dare nome alle emozioni di solitudine, di paura, di incertezza che hanno vissuto in questo periodo. Il dare nome aiuta i bambini a ricollocarsi, il dare nome aiuta i bambini a capire che c'è stata un'evoluzione, un cambiamento, e il dare nome aiuta i bambini a strutturare un'identità, che è uno degli obiettivi poi, delle finalità contenute nelle indicazioni nazionali per il curriculum. Quindi sicuramente il pensiero magico può aiutarci. Usatelo, sfruttatelo, anche perché è una risorsa innata nel bambino. Tutti i bambini, chi più chi meno, ha un pensiero magico. Certo che il contesto di riferimento fa la differenza, però è importante riuscire a tirarlo fuori, riuscire anche a rivedere, a rileggere l'esperienza attraverso il loro pensiero magico. Quindi date spazio nel mese di settembre alla ricostruzione di quanto accaduto. Questo può avvenire anche attraverso, per esempio, il progetto di una mostra che voi potete allestire insieme ai bambini, per esempio riportando tutto quello che i bambini vi hanno riconsegnato in questo periodo di lockdown, sia diciamo così attività più formali, ma anche tutta quelle serie di foto, video, eccetera, che i genitori vi hanno mandato, magari su piccole conquiste. Ha imparato ad andare in bicicletta con le rotelle, piuttosto che, ecco, creare una mostra, sui cambiamenti dei bambini, dei vostri bambini, aiuta il bambino a ritessere le tele di una biografia che è sia individuale, proprio per vedere appunto come sono cambiato, come sono evoluto in questi mesi di assenza di scuola, ma anche una biografia comunitaria, perché insieme a me vedo anche altri bambini, i lavori, i prodotti, i video, le foto di altri bambini, e quindi mi rendo conto che il cambiamento è stato anche comunitario. Questo aiuta anche a sopperire a una mancanza importante della didattica a distanza, cioè il senso di appartenenza, di appartenere a qualcosa, di appartenere ad una comunità, a una sezione, a una scuola. Ecco, l'idea della mostra, che potrebbe essere appunto allestita in un locale dove passano tutti, quindi un locale magari principale o nella palestra della vostra scuola,
assieme ai bambini, quindi con i bambini, costruita con i bambini, può veramente aiutare a ritessere le tele, la tela delle relazioni. Quindi il progetto appunto di questa mostra è un progetto che aiuta il bambino a ristrutturarsi, a ristrutturare, a recuperare il tempo che ha vissuto, ma che magari non è riuscito a focalizzare perché è in un ambiente diverso da quello di scuola, ma che ha un tempo vissuto. Proprio per far capire anche al bambino che è necessario che il tempo, anche quel tempo lì, non sia un tempo perso, ma è un tempo che ha un significato, è un tempo che ha un valore, è un tempo che ha portato il bambino a crescere, a maturare, a cambiare, a modificarsi. E attraverso appunto la visualizzazione dei suoi prodotti e dei prodotti degli altri, il bambino recupera questo senso di appartenenza, di maturazione, quindi recupera la propria biografia di vita. Questo è un progetto appunto che stiamo realizzando in un paio di scuole di due regioni diverse e che sta veramente portando moltissimi frutti adesso solamente a livello di prodotti che i bambini hanno riconsegnato alle maestre, ma questi prodotti appunto poi serviranno proprio per creare una mostra, la mostra della tela del ricordo e del cambiamento. E quindi questa potrebbe essere appunto anche uno spunto molto operativo per poter ricominciare, anche perché dai prodotti dei vostri bambini, quadri, disegni, acquerelli, manipolazione, eccetera, eccetera, e anche le attività formali, quelle che poi magari avete appunto consegnato durante la didattica a distanza, queste attività, tutte. Oltre a naturalmente a tenere in moto, in attività il bambino attraverso le recitazioni comunque di autonomia e di competenze, aiutano proprio appunto a ricostruire la propria storia. Altro aspetto importante sul quale sicuramente a settembre, ma già da ora, dobbiamo fare attenzione è quello della cura dei passaggi, della continuità educativa nel passaggio nido infanzia e soprattutto infanzia primaria. Questo credo che sia stato uno dei buchi neri, proprio più neri, di tutto il periodo del lockdown. Perché? Perché al bambino, che è stato per 3 mesi senza scuola, si chiederà a settembre di entrare in un'altra scuola, in un altro contesto, con persone nuove, con compagni magari nuovi, non conosciuti, senza aver fatto un passaggio. L'idea quindi è di curare questo passaggio, questo rito di passaggio, già attraverso appunto delle proposte di didattica a distanza in questo periodo, nel mese di giugno, ma per poi riprenderle possibilmente in presenza attraverso dei progetti ponte. Ecco, quest'anno il passaggio non può limitarsi a una compilazione sterile di schede di passaggio sul funzionamento del bambino. A maggior ragione, lo so che magari appunto sicuramente non vi limiterete a questo, ma a maggior ragione quest'anno, in questo settembre, il passaggio dovrà veramente essere caratterizzato da progetti ponte, progetti che creano un collegamento, una connessione tra ciò che era il bambino e ciò che diventerà, ciò che sta per andare ad affrontare. Quindi, soprattutto se siete all'interno di un istituto comprensivo e i vostri bambini passano appunto dall'infanzia alla primaria, cercate nel mese di settembre proprio di curare questo passaggio con delle progettualità, diciamo così, in condivisione tra insegnanti infanzia che hanno lasciato i bambini e insegnanti di prima primaria che li accolgono. Anche l'idea magari appunto di portarli fisicamente nella classe, di accompagnarli limitatamente e compatibilmente con quelli che sono anche gli impegni dell'insegnante con gli altri bambini, però ecco, l'idea è proprio quella di attivare dei progetti che siano effettivamente di connessione, anche perché se pensate ai bambini, sono mancati 6 mesi di scuola, 6 mesi in cui si lavora tanto anche per prepararli alla scuola primaria, in cui i bambini devono comunque, mesi in cui i bambini devono imparare magari appunto delle attività propedeutiche alla scuola primaria. E quindi è importante
che, visto che è mancata, questa continuità, questo percorso di continuità, che lo si faccia comunque a settembre, non è troppo tardi. Un po' come il rito di chiusura dell'esperienza dell'infanzia. In questo periodo ci sono scuole che si stanno attivando con feste per i remigini, no? Per gli ultimi, per i bambini che escono dalla scuola dell'infanzia e arrivano e arriveranno poi in primaria il prossimo anno attraverso l'utilizzo appunto dello schermo. Beh, oppure magari appunto docenti un pochettino più coraggiosi che decidono comunque di contravvenire alle regole e di andare a fare delle feste in presenza. Bene, ecco, io vi consiglio veramente di non lasciare inascoltato il bisogno dei bambini di avere questo rito di passaggio, che è un rito di passaggio che, se adesso lo potete fare in forma con gli strumenti tecnologici, è utile che a settembre, prima dell'avvio della scuola primaria, sia comunque recuperato in presenza con strategie e modalità che sicuramente andrete ad adattare ad ogni singola esperienza, ad ogni singolo contesto, ma che effettivamente possano restituire ai bambini proprio l'idea dell'essere diventato grande per poter accedere ad un'altra. Ad un'altra scuola, l'essere diventato abile, capace e competente per poter arrivare alla scuola dei grandi. Questo è un momento di passaggio importante, è un rituale che i bambini devono assolutamente fare, perché già è traumatico, sarà traumatico il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado per i nostri bambini di quinta, però i bambini di quinta sono già abituati ad un'idea di scuola, che è simile tra primaria e secondaria, ma i nostri bambini di infanzia invece si affacceranno a settembre ad un'esperienza completamente diversa. Pensate solamente all'esistenza del banco individuale che nella scuola dell'infanzia non esiste. Quindi proprio a un concetto, si devono abituare ad un concetto di scuola che è totalmente diverso. E i 6 mesi di scuola che sono mancati a causa appunto coronavirus è un periodo che va in qualche modo recuperato e compensato. Altro aspetto importante dopo nel mese di settembre sarà quello di rivedere un po' il patto educativo con scuola e famiglia. La famiglia deve veramente essere rimessa al centro, essere rimessa come protagonista attiva del percorso di vita, di crescita e di maturazione del nostro bambino. In questo periodo di lockdown, l'abbiamo detto poco fa, le famiglie sono state una risorsa importantissima, imprescindibile. Ecco, adesso non buttiamole via a settembre, diamo loro comunque uno spazio per poter parlare, per poter confrontarsi, uno spazio per poter sentirsi parte attiva e viva del processo di crescita. Io credo che la maggior parte delle famiglie che abbia assistito al processo di sviluppo, di maturazione o comunque di cambiamento del proprio bambino adesso non vorrà più perderselo. E quindi, abituati come erano a vedere solamente il prodotto, bene, ecco, cercate di renderli partecipi anche del percorso, non solo del prodotto finale. E poi naturalmente un'altra cura interessante, importante, imprescindibile per una scuola che voglia dirsi inclusiva è l'attenzione a tutte le diversità, le problematicità e le fragilità. Sappiamo bene che i bambini disabili in questo periodo di didattica a distanza sono stati veramente molto in una condizione, diciamo così, di sofferenza, forse più di altri bambini, anche se naturalmente le scuole sono riuscite ad attivarsi come meglio potevano, anche magari contravvenendo a quelle che erano le regole, no, dell'istituto, quindi di non far telefonate, di non usare il cellulare privato per poter chiamare il bambino bene. Comunque, ecco, le insegnanti si sono assolutamente, diciamo così, reinventate modalità per poter, nonostante tutto, far uscire dall'invisibilità anche questi bambini. Bene, non facciamoli rientrare nell'invisibilità. Cerchiamo di garantire loro, anche in questo caso, dei progetti ad hoc che possano reimmetterli nel circuito educativo, nel circuito formativo, con gradualità, ma nello stesso tempo esserci. Il tempo per essere è un tempo per essere anche per loro, è un tempo per essere per tutti.
Quindi dobbiamo veramente riuscire a progettare anche dei microprogetti di reinserimento anche per i bambini che hanno più fragilità e più problematicità, i nostri bambini con disabilità appunto già certificati, piuttosto che quelli che comunque già nell'anno scorso presentavano appunto dei tratti di disturbo. Quindi è importante riuscire anche in questo caso ad avere delle attenzioni particolari, senza riservare naturalmente progetti grandi, lunghi, ma magari appunto delle microprogettualità per reimmettere nel percorso formativo anche i nostri bambini, più fragili. Attenzione, altro aspetto importante, altro focus importante ed è un rischio che stiamo correndo tutti quanti, quello di assoggettare la logica educativa a quella sanitaria, ecco, soprattutto in questo secondo e terza fase, no, di coronavirus, si è tanto attenti a garantire, diciamo così, condizioni di sicurezza sociosanitaria, distanziamento sociale, per esempio, l'uso delle mascherine, la temperatura, eccetera, eccetera, tutta una serie di accorgimenti che sono giusti, assolutamente giusti, ma che comunque non devono mai trascendere da un orizzonte di senso che è squisitamente per noi pedagogico, da un orizzonte di senso che è quello che guida la nostra azione, la nostra opera, la nostra attività quotidiana con i bambini. Bene, quindi a livello pratico operativo potremmo prevedere, appunto, proprio per non farci inglobare da questa logica sanitaria, di renderla il più possibile educativa, quindi con la creazione di routine, di rituali, di filastrocche per spiegare, soprattutto per far agire le norme igienico-sanitarie ai nostri bambini con tranquillità, con serenità, anche con uno spirito, diciamo così, di leggerezza che non guasta. Sicuramente poi dobbiamo anche prevedere appunto di tranquillizzare i nostri genitori con la presentazione e la co-costruzione, direi anche di un comportamentale relativo a quelle che sono appunto le norme sociosanitarie che andranno poi analizzate, messe per iscritto e sicuramente presentate ai genitori e soprattutto anche in questo caso proprio per non assoggettare e non assoggettarsi a una logica prettamente sanitaria, quella di coinvolgere i genitori anche nella fase di accoglienza dei propri figli. Sicuramente non si sa ancora se i genitori saranno ammessi, se devono aspettare, se devono lasciare i figli al triage iniziale e far entrare poi i bambini da soli a scuola. Bene, non importa, ma nonostante tutto, dobbiamo sempre ricordarci che è importante coinvolgere i genitori a maggior ragione quest'anno nei percorsi di accoglienza. I genitori sono quelli che hanno una memoria storica sui propri figli, del cambiamento che i propri figli hanno attivato finora e che è un cambiamento che noi insegnanti non abbiamo visto, non abbiamo avuto l'occasione, il piacere di vedere, se non appunto attraverso quello che ci restituivano i genitori. Quindi è importante che i genitori entrino a far parte di questi progetti di accoglienza. In che modo? Coinvolgendoli magari appunto nel consegnare appunto dei materiali, coinvolgendoli magari appunto chiedendo loro di intervenire nella fase del triage se sarà necessario per i nostri bambini e soprattutto nella coprogettazione anche di piccoli percorsi di accoglienza. I nostri genitori sono persone che nonostante tutto sono competenti sui loro figli, sono competenti su quello che hanno vissuto i loro figli e loro, la loro famiglia, no? Tutta la loro storia familiare in questo periodo, quindi sono persone che possono restituirci informazioni importanti. Quindi l'ascolto del genitore, il coinvolgimento del genitore nelle fasi soprattutto di accoglienza e poi naturalmente come succede sempre anche durante tutta la progettazione annuale, però soprattutto in questa fase, in questo anno così particolare, è un'accoglienza che dobbiamo al genitore. Quindi creare dei momenti anche ad hoc dove i genitori possano raccontarsi, creare dei momenti, raccontare del bambino, dei progressi fatti, della maturazione che ha ottenuto, piuttosto che raccontarsi come famiglia di come hanno vissuto questo periodo di enorme crisi pandemica.
Quindi la necessità di rimettere al centro insieme ai bambini anche le famiglie, quindi rivedere un po' le famiglie come risorsa positiva, risorsa buona, risorsa che può effettivamente incidere positivamente nel percorso di crescita. Certo, sicuramente non tutte le famiglie sono adeguate a questo scopo, però comunque hanno dalla loro la forza di una conoscenza che a noi negli ultimi 6 mesi è mancata. Conoscenza del bambino che sta diventando e che è diventato. Noi, infatti, se ci pensate, le nostre schede di passaggio che tutte voi state compilando in questo periodo sono schede di passaggio sull'idea di un bambino che ha 6 mesi in meno, e lo sappiamo benissimo quanto, 4 o 6 mesi in meno, quindi sappiamo benissimo quanto questo tempo può fare la differenza e può modificare il comportamento e la maturazione e la crescita di un bambino. Quindi sicuramente l'idea di coinvolgere appunto in percorsi di accoglienza anche dei nostri genitori, sia come genitore ma anche come depositari di un sapere, di un conoscere del bambino che noi non abbiamo, è sicuramente un aspetto da fare. Ecco, poi riprendendo un po' il tema, il progetto della mostra. Sicuramente nel percorso di accoglienza, il coinvolgimento dei genitori nell'allestimento di una mostra che ritesse i legami, che ritesse le biografie di vita sociali e individuali dei nostri bambini e comunitari dei nostri bambini, sicuramente potrebbero avere appunto un grande ruolo e una grande parte da raccontarci e da fornirci. Ultime sollecitazioni riguardano più che altro la didattica. Beh, noi sappiamo bene che la didattica e anche nelle altre slide precedenti abbiamo comunque toccato il tema della didattica perché lo strumento che noi abbiamo a disposizione con i nostri bambini è la relazione e la didattica, quindi sono gli strumenti didattici e la relazione. Quindi sicuramente tutto quello che abbiamo detto prima è intriso di didattica e passa dalla nostra didattica, dal percorso di didattica. Beh, però un accento particolare vorrei porlo su questo, sulla necessità di allenare lo sguardo dei nostri bambini al recupero della meraviglia che è intorno a loro. I nostri bambini in questi ultimi mesi hanno vissuto in una realtà coatta, in una realtà obbligata, senza magari guardare neanche fuori dalla finestra. Ecco, è importante che noi nelle prime settimane di riaccoglienza dei nostri bambini riprendiamo il recupero della bellezza di ciò che ci sta intorno, della meraviglia, del guardare con meraviglia ciò che ci sta intorno, per riacquistare sicuramente da una parte fiducia in se stessi, ma fiducia anche negli altri, da me, fiducia nella realtà, in quello che la realtà, la natura può dare, può fornirci, non è solamente coronavirus, la natura, la società, ma è anche altro. Quindi l'idea di attivare delle attività in cui si recupera, si pone attenzione a valorizzare la meraviglia che c'è intorno a noi, è sicuramente un aspetto da recuperare. In queste settimane sto lavorando con una insegnante che vuole proprio lavorare, no, a recupero dello sguardo di meraviglia. Mi diceva che già in questo mese di giugno ha attivato, attraverso naturalmente didattica a distanza, i suoi bambini nella ricerca di che cosa c'è nel prato. Sono bambini della scuola dell'infanzia e recuperare la bellezza, il senso di bellezza, il senso di meraviglia attraverso l'osservazione del reale è sicuramente un aspetto importante. Questa insegnante mi diceva che i suoi bambini sono riusciti a scoprire, hanno preso dei vermi, per esempio, nel prato, hanno fatto fare foto ai genitori dei vermi, no? Dei funghetti che crescevano sotto l'erba, eccetera. Bene, ecco, questo è lo sguardo della meraviglia, è lo sguardo della meraviglia che solo i bambini possono offrirci e che però devono un pochettino recuperare dopo questo periodo di lockdown. Quindi vi consiglio veramente di prestare tanta attenzione, anche perché comunque settembre si spera che sia anche il tempo sia ancora clemente con noi e quindi la possibilità di uscire, di proporre un'idea di scuola diffusa. In questo periodo se ne sta parlando tanto, che non è semplicemente
outdoor education, ma è proprio un creare legami, connessioni con enti, associazioni che possono darci, non solo fornirci spazi per riprogettare la nostra didattica, ma che possono offrire il loro know-how per recuperare questo senso di meraviglia, di bellezza, di osservazione. Pensate anche a livello proprio didattico quanto questo possa andare ad incidere sul lo sviluppo delle competenze scientifiche, no? Nei nostri bambini, di cui si parla anche tanto in questi ultimi anni. Bene, l'idea appunto di una scuola diffusa che vada fuori, che permetta appunto di uscire dai confini delle aule, dai confini anche della propria casa, è sicuramente un'idea che dobbiamo ripercorrere e dobbiamo recuperare. Non si può pensare di far scuola solo all'interno delle nostre pareti, e all'interno delle nostre aule. E l'abbiamo visto, l'abbiamo toccato con mano, si può far scuola anche all'interno delle pareti domestiche, si deve far scuola anche all'esterno. E questa idea di scuola diffusa quindi ci aiuta e aiuta appunto gli insegnanti e gli educatori a prendere e soprattutto naturalmente accompagnando i bambini naturalmente in questa scoperta che il mondo è bello, che il mondo ha delle cose da offrirci anche molto belle, non solamente riconducibili al virus del Covid-19. E altro aspetto importante di questo tempo di riapertura delle scuole è sicuramente sarà un tempo da dedicare al recupero di quelle che sono le autonomie dei nostri bambini, di valutazione di quelle che sono appunto gli obiettivi anche non solo didattici, no? Ma prettamente didattici, ma comportamentali, educativi. I bambini saranno da indirizzare, no? Nelle regole comuni, nel rispetto delle regole, nel rispetto degli spazi, dei tempi. Saranno proprio bambini quasi da prendere da zero, soprattutto quelli più piccoli, quelli magari mezzani o anche i piccolini dello scorso anno, i 3 anni dello scorso anno che hanno vissuto veramente solo 4 mesi di scuola. Ve ne saranno proprio da reimpostare anche su quelle che sono tutto l'impianto delle regole, le regole condivise, le routine, le abitudini, i tempi della didattica. Quindi il mese di settembre sarà sicuramente anche volto appunto al recupero di questo aspetto e al recupero di quelle che sono, al recupero, al potenziamento, magari appunto al rispolveramento di alcune autonomie di base che i nostri bambini possono aver perso, magari possono aver acquisito e quindi ci sorprenderanno appunto nella nostra osservazione e nella nostra valutazione. Bene, il tempo di settembre, quindi, nonostante tutte queste incertezze, tutte queste fatiche, tutte queste stare in sospeso della nostra insegnante iniziale di Hopper, è un tempo che va sfruttato bene ed è un tempo che nonostante appunto il paradosso che non si sappia ancora nulla a livello di indicazioni e di guide, di linee guida, se non poco, bene. Ecco, è un tempo che va preparato ora, proprio nell'ottica di una progettazione che preveda anche piani diversi, progetti diversi, un progetto di serie A, B, C, D, quindi progetti differenti a seconda di poi appunto come si ripartirà. Non dobbiamo farci trovare impreparati. L'idea di pensare oggi, 12 di giugno, a quello che sarà settembre, a come potremo ripartire, alle condizioni sine qua non e alle caratterizzazioni delle nostre singole realtà, alle quali noi non vogliamo rinunciare neanche in presenza del coronavirus, del lockdown, eccetera. Bene, questi sono aspetti che vanno considerati ora, vanno pianificati ora, vanno messi per iscritto ora, perché sono le basi sulle quali poi noi costruiremo la nostra progettazione. La progettazione, non so se utilizzate appunto sfondo integratore o altre tipologie di progettazione, avrà il tempo, ma adesso quello che dobbiamo progettare bene è il rientro, proprio il periodo dell'accoglienza. Ed è un periodo che non si può limitare, non ha un tempo di scadenza. Di solito negli anni scorsi, entro la fine di settembre, tutti i bambini hanno fatto l'inserimento, tutti sono abbastanza, diciamo così, incanalati, no? Nelle regole, nelle routine, nelle abitudini, più o meno. Bene, no, questo mese di accoglienza non può bastare. La riaccoglienza di settembre, proprio perché deve essere un tempo per essere, per i nostri bambini e per noi, è un tempo che
può anche estendersi rispetto appunto alle tempistiche solite che noi ci diamo. Però ecco, è importante che già da ora siano poste le basi per la ripartenza e soprattutto siano indicate, definite, condivise, concertate sia all'interno del team ma anche con la dirigenza, quelle che sono le condizioni imprescindibili, che sono condizioni squisitamente pedagogiche ed educative, e che non devono assolutamente assoggettarsi a quelle che sono le pur giuste, logiche sanitarie. Io ho finito questa prima parte di riflessione, di spunti con voi. Bene, adesso lascerai la parte appunto aperta, la parte del dialogo per chi ha voglia di raccontarci qualcosa, di chiedere, di condividere buone prassi, indicazioni o qualsiasi cosa appunto questa breve presentazione ha suscitato. Bene, grazie Ilaria, molto bene. Mi sono davvero entusiasmato per questa cosa della meraviglia, che allenare lo sguardo e il recupero della meraviglia è davvero una cosa, scusate il gioco di parole, meravigliosa, meravigliosa. Pensate, in questo periodo terribile è vedere il mondo con meraviglia ancora. Certo, i bambini sono forse più abituati a stupirsi, no? A meravigliarsi delle cose che accadono, noi grandi un po' meno. Però noi grandi, noi educatori, abbiamo bisogno di essere contagiati da coloro che vivono con meraviglia la loro vita, perché stavo, mentre tu parlavi, guardavo il cielo bellissimo con quelle nuvole fuori dalla mia finestra e mi dicevo, quando tu parlavi di meraviglia, ma io che merito ho per vedere questa cosa meravigliosa? Davvero, non ho nessun merito. E quindi, se noi riuscissimo nella nostra vita a scoprire che tutto quanto ci è capitato oggi ci capita non per merito nostro, ma perché ci capita e basta, eh? Ci capita e basta significa, a mio parere, ringraziare ogni minuto della nostra vita perché non abbiamo nessun merito per quello che stiamo facendo. Io sono docente universitario, che merito ho? Tu che merito hai per aver fatto questa splendida, relazione? Che meriti abbiamo? Noi però abbiamo delle responsabilità nei confronti dei nostri ragazzi, eh? Romina Pascucci, a lei la parola. Condivido il microfono. Pronto, mi sentite? Buonasera. Eccola, forte e chiara, Molto buonasera. bene, molto bene. Bene. Grazie per il sorriso, grazie. Ne abbiamo bisogno. Sì, ora sì. No, facevo una riflessione mentre relazionava e condivido appieno anche le attività che sono state, no, proposte, cioè l'importanza dell'accoglienza. Ora, noi vabbè, effettuiamo DAD con le videoconferenze. Una riflessione che ho fatto anche con le colleghe è che per settembre, no, parlando poi della progettazione, che si parlava di continuare quello che avevamo lasciato in sospeso, no, comunque sia, l'impressione dei bimbi, no? Io ho l'impressione, forse sbagliando, perché condivido che comunque il bimbo va fatto nell'agorà, raccontare, no? Comunque questa esperienza, perché loro comunque non l'hanno poi raccontata, no? Vivendo nell'ambiente familiare, sicuramente non c'è stata la visione, no, pedagogica Non dell'insegnante che riesca a fargli rielaborare le emozioni. Però credo che l'impatto più grande l'avremo noi, perché siamo noi grandi che siamo condizionati da tutto il discorso sanitario, del contagio. Cioè i bambini poi, quando noi per esempio chiediamo tutte le settimane, no, raccontaci qualcosa di bello che hai fatto, no? Cioè per loro, forse sbagliando, cioè l'impatto della scuola ce l'avranno relativamente, ecco, è più noi verso di loro, che è più difficile, no? È come noi ci rapportiamo con loro. Perché poi i bambini, come dicevi te, cioè loro hanno questa cosa magica, cioè loro comunque sono stati a casa, hanno vissuto nel loro ambiente, sono stati protetti,
Cioè, non, no, al di là poi, vabbè, delle esperienze individuali, dei lutti, di queste cose magari che sicuramente le hanno toccati, però poi loro il sorriso ce l'hanno sempre e comunque. Cioè, io ho fatto caso a questa cosa, no? Magari all'inizio c'era l'imbarazzo della videocamera, poi ora ultimamente, cioè, li vedi che sono più disinvolti, no? Che raccontano, che... Quindi a settembre ho detto il problema ce l'abbiamo noi, perché ora siamo nel buio totale, cioè qui si passa da... A dire che i cartelloni devono essere levati, che ci saranno 18, e poi magari a dire no, ma sarà finta di nulla, sarà tutto uguali, perché poi le classi, abbiamo classi di 28, cioè la dirigente ha già detto che, cioè, nessuno parla degli organici, no? Di come... Quindi l'impatto io credo che sia più nostro, ecco, che l'accoglienza forse qualcuno non ce la farà, nessuno, però ci vorrebbe a noi, ecco, questo Sì. l'inserimento. No, no, è Grazie. vero, è vero, è vero, sono d'accordo appunto con lei, Romina, assolutamente, ma l'idea appunto della presa in carico dell'insegnante, no? È proprio questa, no? Il capire come un insegnante comunque abbia vissuto, ma non solo come insegnante, ma anche come uomo, come donna, come genitore, no? Questo periodo di lockdown. Ecco, io credo che sia importante farsi seguire in questo momento, no? Da personale pedagogico che possa effettivamente, no? Aiutarvi a tirare fuori, perché anche è vero, voi siete lì come insegnanti, no? Però portate un vissuto che non è solamente quello dell'insegnante, perché portate anche il vissuto dell'essere genitore, dell'essere uomo, dell'essere donna, dell'essere cittadino che ha vissuto questa situazione e che ne è stato toccato, perché tutti noi, bene o male, siamo stati toccati da questa situazione, chi più gravemente, chi meno gravemente, però tutti. Quindi non possiamo fare finta di niente. Un dirigente assennato è un dirigente che pensa anche alla cura e al benessere di chi deve garantire poi il benessere ai bambini, no? Quindi sicuramente dovrebbe esserci anche una presa in carico degli insegnanti. Bene, se non c'è nessuno che ve lo fa, se non è formalizzato, però riservatevi del tempo a quando ripartirete a settembre, magari anche prima di ripartire a settembre, per condividere. Condividere come vi siete sentiti, come avete vissuto questo periodo di DAD, come avete vissuto i vissuti dei bambini che vi hanno riportato, perché sicuramente anche dallo schermo qualche vissuto del bambino, magari dai colloqui con i genitori, eccetera, è emerso. Bene, questa cosa dovete buttarla fuori, dovete, anche perché effettivamente sono d'accordo con lei quando dice che il problema sarà più che altro degli adulti e non tanto dei bambini, ma i bambini vivono la serenità che hanno gli adulti. Se noi non siamo sereni, dietro quella mascherina, chi c'è? Mi posso fidare di quella persona? Queste sono domande che i bambini si fanno, pensiero magico sì, pensiero magico no, se lo fanno, e chi c'è lì dietro? Ma c'è la mia maestra Romina, quella che ho lasciato a febbraio? Oppure c'è una persona nuova? C'è un'altra Romina, una Romina diversa, una Romina impaurita, una Romina che ha il terrore anche solo a darmi una carezza perché può contagiarmi, no? Questo distanziamento sociale nell'infanzia non è possibile, diciamocelo, raccontiamocelo, va bene, sarà un distanziamento formale sulla carta, ma come possiamo? Come possiamo? Sicuramente il bambino, se non lo abbracciamo più, se non abbiamo più momenti di tenerezza, di condivisione con lui, allora lì sì che si chiede, no? Ma che cosa è successo alla mia maestra Romina? Lì sì sarà il problema, no? Perché noi siamo cambiati, perché noi siamo terrorizzati, no? Anche da tutte quelle linee guida che ci sono, che non ci sono, che prima vengono appunto scardinate, poi vengono riproposte, eccetera, eccetera. Però questo è un discorso che, cioè, è lì che la Romina è diversa, no? La Romina che fino a febbraio mi spastrucchiava tutta, no? La Romina che fino a febbraio appunto mi dava i pizzicotti, mi abbracciava, mi dava un bacio sulla fronte, e adesso che Romina è lì il problema, eh? Certo che se noi riusciamo veramente a far convivere bene, no, le nostre istanze di sicurezza, che sicuramente sono istanze sanitarie giuste, corrette, ma con quello che è il benessere del bambino, che non è solamente un benessere sanitario, un benessere emotivo, affettivo, relazionale, di comunità, no? Di senso di appartenenza a una comunità. Bene, allora io credo che lì stiamo andando nel verso giusto, nella direzione giusta.
Poi ci sarà sempre il tempo per poter progettare il nostro sfondo integratore, il tema annuale, eccetera, eccetera, anche se è giusto che comunque a settembre si accolgano già i bambini con qualche spunto, no? Con qualche idea, con qualcosa di tangibile che poi li riporta, no? Nel mondo della scuola, nel mondo anche della magia dello sfondo integratore piuttosto che del tema che sceglierete per l'anno. Però ecco, quello è sicuramente secondario. Prima cosa, presa in carico vostra, emotiva vostra e presa in carico emotiva dei bambini e delle famiglie. Sicuramente dovete farvi aiutare in questo. Noi abbiamo condiviso un po' a livello di plesso con il team, siamo un team abbastanza affiatato. Poi alla fine, cioè, aspettiamo sicuramente queste grandi indicazioni, insomma, che poi, da come ho capito, insomma, poi quasi pure mi sbaglierò, ma saranno a quanto generali, per poi capire che ora poi è un po' come l'andazzo dell'Italia, no? Come diceva prima, cioè, si tende a dire che va tutto come prima, cioè guardiamo, no? Aprono tutto, aprono il cinema, aprono gli stadi, aprono, cioè quindi siamo portate a psicologicamente ci stiamo preparando quantomeno a mettere da parte la paura. Poi come insegnante, cioè l'abbiamo condiviso, è impossibile. Cioè il momento in cui si entra a scuola, come succede che il proprio vissuto familiare si lascia a casa. Poi di fronte al bambino, ai bambini, cioè è impossibile per un insegnante cioè, rimanere nelle sue, no? Perché solo il sorriso, solo la voglia che hanno magari di abbracciarti, cioè, si farà, cioè, con la fortuna sperando che vada tutto per il verso, perché poi questo è, cioè, la fine della fiera, Vero. cioè noi insegnanti è questo. Poi loro, cioè, l'unica cosa che io pensavo era questa famosa riduzione, cioè aumento dell'organico per poter dividere il gruppo. Forse era l'unica possibilità per metterci un pochino meno a rischio, ma così da come ho capito non sarà, quindi ci avremo i nostri 28 bambini e speriamo che ci tenga anche l'ambiente a questo punto, perché è inutile che mi levino tutto per poi magari farmi tenere 28 bambini senza un cartellone, senza un gioco, senza, cioè, no? Senza la Sì, possibilità di uno sì. stereo. Di nulla, qui si parla del niente, non, no? Perché poi 8 ore, cioè, non è perché uno qualsiasi strumento ha un No, no, minimo. certo. Io mi immagino che ci diranno, magari tieni 28 bambini, però occorrono spazi grandi. Non possono, se le cose stanno ancora così, non è possibile, fare scuola in un ambiente ristretto con un affollamento, vero? Se le cose rimangono così, quindi certamente ci diranno di fare quello che noi siamo abituati a fare in un ambiente più grande, in un ambiente dove sollecitare, a mio parere, la consapevolezza di mantenere fede a tutto quanto di sanitario può essere prevenibile. E quindi lavarsi tanto le mani con questi prodotti, magari mi immagino, no? Dove sono andato? Sono andato dove? Dov'ero? Ah, sono andato per la prima volta a mangiare una pizza l'altra sera, dopo 3 mesi. Ebbene, è stato molto bello vedere che prima di entrare c'erano questi contenitori dove tu schiacci, ti esce questo liquido. Mi immagino così anche in classe, insomma, no? Continuamente che aiutare così i bambini anche dal punto di vista sanitario a capire questa prevenzione che necessariamente occorrerà fare, non vedo altro. Quindi, vorrei aggiungere una cosa, maestra, che aiutarci, la professoressa Folci dice questo, dobbiamo aiutarci. Sì, io penso che l'aiuto deve provenire sostanzialmente dai nostri colleghi. È vero che Sartre diceva che l'inferno sono gli altri, ma a volte la salvezza sono gli altri, no? Quindi essere in un team coeso, un team ricco di umanità, ricco di relazione, beh, certamente questo aiuta nei momenti difficili. E quindi dobbiamo in ogni modo cercare di sollecitare una relazione forte all'interno del team, dell'equipe, insomma. Grazie, maestra. Prego, grazie a voi, buona serata. Grazie. Gino, mi sa che è partita la telefonata, scusami. Ciao, ciao, scusami. C'è Paolo che vuol parlare? No.
c'è nessuno, Ilaria, lancia un altro hashtag o intervenite adesso o mai più. Va bene. Ci salutiamo allora. Cosa dici? Saluta Sì, tu tutti. io vi ringrazio tanto per questo momento appunto di condivisione, di riflessione. Noi siamo naturalmente appunto a disposizione come Cedisma per supporti, aiuti, consulenze, ma anche appunto per consigli. Spero che veramente questa situazione ci si possa salvare insieme, lo dicevamo poco fa, lo diceva poco fa il professor D'Alonso e ne sono sempre più convinta. L'unione in questo periodo, più che in altri, fa la differenza a livello di qualità, sì, si possono avere le slide sicuramente. Fa la differenza, dà qualità anche al lavoro che stiamo facendo, al lavoro di progettazione, ma anche al lavoro di ripensamento che è sicuramente necessario e opportuno in questo periodo di ripresa. Quindi noi vi Ecco, dai ringraziamo tanto. magari, Sì? Ilaria, dai magari anche gli indirizzi Sì, cedisma.it. allora, sì, sono qui. Allora, aspetti. Sono qui, nella prima slide c'erano appunto Eccoli qua. cedisma@unicat.it, che è la nostra mail, www.cedisma.it, che è il nostro sito, il nostro numero di telefono, adesso appunto è il numero dell'ufficio, quindi vi direi di non utilizzarlo perché non c'è nessuno in studio in questo periodo, e poi seguiteci appunto sulla nostra pagina Facebook e sul nostro YouTube, canale YouTube Cedisma, ci trovate appunto cliccando semplicemente su Cedisma. In questo periodo stiamo appunto attivando questi webinar per ogni gruppo, per ogni ordine di scuola e avremo un webinar sulla primaria martedì prossimo e un webinar sulle secondarie venerdì, sempre alle 16 con colleghi appunto del team dei ricercatori Cedisma e con il professor D'Alonso naturalmente Va che bene, coordina il tutto. Bene. grazie mille, Grazie. grazie e buona estate a tutti. Grazie, buona Arrivederci, estate. grazie. Arrivederci, grazie. Grazie. Allora, qua che c'è Zampieri. Ciao Gianni. Come va? No, Bene, ma sei entrato adesso? sono entrato alle 4 e un quarto, 4 e 20. Ah, avevamo appena iniziato. Cioè, da poco. Bella, dai, bella, è emozionante questa relazione. Ah, È grazie Gian. molto bella, molto emotiva, mi è piaciuta. Grazie. Grazie, sono contenta. Infatti, boh, non so, adesso ci sono stati poche domande, poche
Però vabbè, insomma. Sai, anche ci sta, anche il prof è andato fuori. Mi sembra di sì che sia uscito. Sì. A me è piaciuta anche le immagini che hai, molto evocative, ecco, quindi. Ah, sono contenta. No, mi ha scritto benissimo Ilaria, complimenti, grazie, è stato un bel momento. Sì, secondo me era anche difficile dire qualcosa perché è stato, secondo me, molto emotivamente molto bello. Sono contenta, grazie Gian. Sì, sai che davvero.